vita, è stato pregato anche dal direttore della Segreteria Centrale di Protezione Civile, la Segreteria che ora è impegnata in attività consigliare, insomma, con anche le parlamentari, quindi si scusa se non può intervenire, ma c'è anche la dottoressa Nicolini che ringrazia, che ne intende anche lei. Qualche minuto con noi riesce a stare se vuole fare qualche domanda. Allora, se ritenete opportuno inizierei, ok, siete pronti? Vediamo, ok. Scusate se abbiamo un po' preparato, un po' di più che io del livello della scala che ringrazio, ma stamattina c'eravamo riuniti in successo di nuovo, come sapete questo centro di coordinamento fuori sta andando in un'altra parte dalla scorsa settimana, quindi è partita questa emergenza, non ha mai smesso di dividersi per attuare un'azione di coordinamento insieme alla POC dei comuni e tutti i miei altrimenti interessati a questa emergenza. Stamattina avevamo all'attesa di una nuova allerta dentro, perché sapete tutti in atto una nuova perturbazione, è stata emessa stamattina un'allerta rossa, quindi di massimo livello, anche perché dalla regione ci ha detto stamattina che ovviamente non sarebbe rotta, sarebbe curata la ragione, che non cambia molto le cose, ma è stata fatta, abbiamo apprezzato molto io il Presidente della Provincia, il signor Presidente della Stato, è stata fatta molto perché è molto occupata, fatta accreditata questa allerta alla luce purtroppo di quelle che abbiamo vissuto nei giorni scorsi, quindi un territorio molto fragile, molto come dire, devastato da questi movimenti calotti, soprattutto nella parte collinare, con tanti di contante culture originali che hanno chiesto per lasciare come dire un super lavoro. Io avevo devastato che ha portato nei giorni scorsi a dare a cavallo nella tradizione martoriata. Dolce, l'avevo detto mille volte, non lo so, dolce vino, lì c'era un fronte arginale di 40 metri che era stato collassato, non stava un intervento di Cristo, quindi diciamo che i cardini sono stati tutti sistemati. Il problema qual è? Che si tratta di opere ovviamente professionali, di opere che hanno proprio una certa vitalità, con un termine del corpo, si è ancora non sistemato a bene. Rischio di fronte a nuove ondate di maltempo, quindi possano di nuovo venire a rompersi questi anni, non c'è certezza che no. Ecco che nella lenta rotta della regione, quindi un pericolo fragile, bisogna stare molto attenti e quindi stamattina ci siamo riuniti per stabilire le misure da adottare. La lenta inizierà da stasera, ma sarà soprattutto in passare la giornata di domani, dovrebbe durare tutta la giornata, qualche farsi giovedì mattina alle pronte, per cui noi ringraziamo la vostra presenza perché vogliamo che anche voi fate cassa di risonanza per la cittadinanza, in modo tale che nessuno potrebbe che non era preparato. In alle pronte i comuni sul territorio stanno facendo opera di massima comunicazione, si danno soprattutto alle case, si trovano gli argini della strada, la massima prudenza. Quindi o di abbandonare le proprie case, se è in basso, di salire a Gagliardi, monitoreremo da stanotte tutti i corsi d'acqua con le squadre volontarie, con i comuni, insomma, con i tecnici, saranno monitorati, però se il livello poi dovesse cominciare a salire da domani, i comuni, ovviamente, chiederanno ai cittadini da solo necessario che va a fare, da solo sarà un tipo di salire. Abbiamo che non sappiamo queste cose che non dovrebbero essere nella stessa intensità di quelle che abbiamo avuto la settimana scorsa, lo sappiamo di fronte a queste cose, dai livelli dei fiumi si potranno portare se questi altri sopravano questi. Qui la nostra preoccupazione, quindi è una massima cautela, massima misure di da parte della cittadinanza di alta protezione che abbiamo detto ai sindaci di adottare tutte le misure del caso. Ci sono strade più larghe che dovranno essere chiuse, quindi si esce oltre strettamente necessario, non si va in giro di piazza. Abbiamo visto in questi giorni anche persone che con molte prudenze circolavano internamente con le moto, come se niente fosse successo. Qui c'è un'emergenza che non c'è ancora. Quindi chiediamo ai cittadini,
sulla massima collaborazione. Noi abbiamo un atteggiamento di porta all'altro, vero, che stanno aiutando anche le polizie locali della regione, perché la regione ha chiesto appunto di concorrere con altre polizie locali, come il grande Giacomini della polizia locale sta facendo l'opera di coordinamento di tutte le polizie locali, per incontrarsi le altre parti. Quindi quello che chiediamo alla stampa, quello di collaborare, avete sempre fatto i legati, avete fatto un'opera di comunicazione importante in questi giorni, continuate a farlo, perché io, il sindaco di Pascale, il presidente della provincia e tutti i sindaci collegati, poi chi vorrà intervenire, interverrà, sa proprio, quindi bisogna essere portati molto a te, non è all'arrivo il nostro, per carità, il gruppo di libertà è un diritto sta scendendo probabilmente. Ma fatto non solo, non siamo, perché l'allerta è rotta, quindi aspettiamo un anno un cambiamento climatico con tutte le materie che possono esserci sul territorio che è rosso e alzato, ma trae anche un visibile. Noi, ripeto, Stato e autonomie locali stiamo insieme per darci una mano. Io devo ringraziare i sindaci, perché poi prima ci si fa andare un po' per la riunione, anche la Padino che si scoppia il centro ieri, eravamo un po'. Siamo stati fortunati, sì, che sono fortunati e bravi, perché nei lavori abbiamo organizzato i soccorsi, ringrazio Massimo Isola che è collegato, perché tutti la divisa italiana, la polizia locale, per avvisare la popolazione, abbiamo fatto il papale, il raggio di Roma, poi Vinci e Fuoco, che voglio ringraziare, ero già lì a Faenza, quindi in breve tempo si sono organizzati, sono arrivate autobotte, autostrade, mezza pesca, cioè quelli che servono per spegnere anche incendi dei aerei, questo è un po' fine proprio, e questo brutto incendio della cattiva è stato il ciclo di Vedenti, di Eti, e alle 19 le vedenti delle famiglie sono comunque rientrate nelle loro case le aziende di Vedenti. Stamattina siamo stati lì, è un brutto incendio, ripeto, sta ancora presente, si sta vedendo i rifiuti popolari, la vedi è stata isolata, a parte del scenario che ha fatto per valori, decina di minuti, di un quadro di vigilanza. Quindi, questo è il buon quadro della situazione, c'è subito la parola di Michele, che ringrazio perché è stato sempre presente vicino a noi, per tutti i sindaci e i collegati, il contorno, i volontari, l'attività della divisa regionale, ringrazio l'ufficio regionale di Calema, la cooperativa, i suoi collaboratori, perché io ho notato e lasciato da dire. Sono preoccupato, però rincuorato tutto che stiamo continuando e qui le cose si sanno fare per bene. La gente si è portata le mani, si è messa a liberare, a pagare, i locali a pagare e si sta ripartendo, ma siamo attenti a questa letta di domani, che ripeto, non è leggero, non è leggero. Oggi è arrivata l'alerta di Franco ed è un'alerta che
Venezia di Ravenna è rossa per 16 punti su 18 ed è arancione per 2 punti su 18. Però capite, il sistema delle verde piazza sul conflitto con cani, ma non è il comune che riconosce che da un lato è comune di Russia, è un altro, quindi però la sponda è comune di Ravenna. Quindi i confini territoriali capite che sono grandi, quindi il messaggio che manda per il focale anche il sindaco che si mette il comune di Ravenna è la cittadina del comune di Ravenna, soprattutto, soprattutto che abitano nelle zone di confine per assegnare i territori, di considerare la Ravenna come se fosse rossa. È a ragione che complessivamente la situazione del comune di Ravenna è evidente che è tornata per quella della comune della provincia, ma se dobbiamo considerare le zone di confine siamo, diciamo, in situazioni assolutamente analoghi e paragonabili a quelle della provincia. Quindi il messaggio è per tutto il territorio della provincia di Ravenna massima attenzione e massimo livello della verde. Cosa significa massimo livello della verde? Massimo livello della verde si riferisce al territorio del territorio, perché la questione è un territorio molto variato. E la pesantezza di questi denti che abbiamo davanti a noi è correlata a quelli che abbiamo sfatto. Cioè, l'elemento di grande concentrazione più dell'ordinario, più di quella che abbiamo normalmente per un'emergenza, e ha portato, sono giustamente anche le funzioni tecniche a portare al massimo livello di concentrazione, è di come un territorio profondamente colpito e ferito da eventi biologici straordinari, diciamo bicentenari, che abbiamo visto nei giorni scorsi, potrà reagire a nuove criticità. Magari anche, oggi non possiamo sapere, di minore entità, ma che si vanno ad aggiungere a quando. Questo è il punto. E quindi anche la tua evento dovesse essere percepitamente, dal punto di vista della percezione di civili, di minore entità, noi non stiamo misurando un valore assoluto da solo, ma lo stiamo misurando in correlazione a quanto è già avuto. E questo significa per il territorio collinare e per il collinare il rischio di eventi farologici, e quindi, diciamo, in questi giorni come provincia avevamo operato anche alcune parziali aperture di priorità, ma queste aperture erano direttamente soppresse dalle successe previsti e problematiche per un quadro molto pesante, dove non abbiamo avuto solo frane quelle classiche, cioè dall'alto terra che cade sulle strade, ma abbiamo avuto anche frane che hanno scavato su quelle strade, e non abbiamo un quadro molto dettagliato di ciò che è visibile, ovviamente nessuno può avere un quadro altrettanto dettagliato di ciò che è invisibile. E come un quadro che sono stati i danni, magari oggi non vediamo, che non sono osservabili, ma che ci sono, è già inferiore di oggi, non lo possiamo sapere. E quindi siamo mobilitati per la culinare, ma va chiamata la massima attenzione a tutti e a tutti, soprattutto nelle prossimità degli eventi famosi che si sono già verificati, ma più generalmente in tutto il territorio collinare. Il secondo punto, ovviamente, di grande preoccupazione per tutto il territorio provinciale, sono i punti di rottura che si sono già verificati. Perché i punti dove già sono state le rotture, cioè il rischio di terra, sono stati oggetti di interventi incredibili, abbiamo visto c'è la casa di solito, con il rapello, le ditte che si hanno operato in questi giorni hanno fatto veramente miracoli in termini di ripristino, vuol dire tutti i mezzi, anche prima, esatto, un lavoro eccellente, ma è evidente che un recupero di margine crollato fatto in 4 giorni non è certo paragonabile a una legislatura di alzare, una legislatura di alzare che non si fa, ma è, quindi capite che
questo è un tema di grande attenzione e di grande preoccupazione. I punti di rischio, se diciamo dovessi trovarsi fuori dalle reti sopra una certa soglia, diventano di grande pericolo e sul quale prestare ancora maggiore attenzione. Terzo punto, io lo cito sempre una giornata quasi di oro, casi simili a quello che si è verificato a San Paolo. L'emergenza era passata, tra virgolette, il livello dei fiumi si era già abbassato, ma in un punto del fiume è partito criticamente il fontanazzo, cioè la canna di un animale ha determinato una fuoriuscita d'acqua che nella fase iniziale era simile, lo dico, a un grande, cioè sembrava uno spago grande che usciva dall'argine del fiume. In quel caso, l'intervento del testigo, di una persona che stava in distanza, della cooperativa pesquera e poi dell'agenzia nazionale di protezione civile ha consentito di fare un esaminato chiuso e non si sono posti in rischio di perdere le altre. Quindi anche nel territorio del comune di Ravenna, che è quello che arriva all'ultimo, nel senso che quando la piena di Ravenna abbiamo già avuto anche tempo di verificare che già si sta in tutti i comuni precedenti e dove anche in questo caso per via delle tragedie che si sono verificate in altri comuni, la zona di Ravenna è stata beneficiata, perché diciamo, non è andata sott'acqua, perché purtroppo ci sono andate altri comuni, questa è amara pura e brutale verità di questa vicenda. Il rischio ci può essere contro il vento, legato a micro oppure comunque di funzione dell'aria. Il motivo per cui abbiamo risposto anche all'ENA, già durante la parte dell'emergenza, il monitoraggio volontario di tutti i fiumi del territorio, che adesso sono tantissimi, tutti i fiumi al comune di Ravenna, e anche i cittadini raccomandano la massima attenzione. Come dicevo, perfetto, l'argine del controllo è volontario, non c'è bisogno di andare a vedere il livello del fiume è pubblicato sugli interessi civili della regione per farsi un'idea di bisogno di affacciarsi al guardato. Ultima cosa, poi chiudo, che rischiano anche le vicende di ultimi giorni di alterare la prestazione, il momento per sgombrare le cantine da oggetti di valore e per spostare le macchine non è durante l'emergenza o nelle ore immediatamente precedenti all'acme dell'emergenza. È oggi col sole, non è domani con la pioggia. Perché purtroppo, dove ci sono stati bilanci di morti molto pesanti nelle emergenze, la percentuale di decessi avvenuti perché le persone si sono legate in questi animali o hanno preso la macchina e hanno cercato di spostarla è elevatissima. La quasi totalità dei decessi risponde a queste due categorie. Basta andare un po' su internet e guardare gli eventi di mare di pochi mesi fa. Quindi, o le cose stanno oggi, adesso dico così, per cui l'allerta è grazie al giorno di oggi per la giornata di domani, o stanno la serata di oggi, o stanno quando i livelli di fiumi sono migliorati, creati, sono bassi, o in nessun modo vanno fatti nelle ore immediatamente precedenti a l'acqua dei denti. Perché, come ho detto, il fiume può avere le problematiche anche non solo quando aggiunge la soglia dell'acqua, ma è anche prima. Quindi quando si arriva al momento di emergenza bisogna dare che agli altri possono spostarsi, non bisogna dare insegnare, possono stare in azione e il convegno delle istituzioni di rifarlo a ragione. Nel momento in cui si avviene l'emergenza, anche nella fase precedente, il messaggio dei cittadini è
pensavo se stessi. Oggi tutto il resto lo vorrei oggi e si fa tranne l'individuale, quindi proteggiamo l'individuale. Dentro le definizioni francine, la priorità sono le persone, poi le tutto la priorità sono le persone, e purtroppo le persone spesso sono venute a mancare nel umano che presidia il tentativo di vendere il salto delle proprie materiali, di vendere un pericolo di questo spazio di attività. Bene, grazie di per questo tuo intervento, mi ricordava il sindaco, lui è un'emergenza come questo, che mi ricordava prima della provincia di Verona, abbiamo invece a Castel Borghese, lasciando lì anche un po' di creatore. Tutti noi mi dispiace, l'unica cosa che non riusciamo a recuperare la vita di questo anziano è morto, ma poi di poter essere stato, altrimenti, ecco, di sempre sarebbe stata una gente che non avrebbe portato nessuna fine. Quindi si vede che si è lavorato bene, non puoi vedere l'acqua di tutto ritorno, cioè, mi dispiace, ma io ho visto il terreno che è stato grande, ho visitato l'altro giorno con il sindaco di Firenze alcune. Quella scuola di musica, una zona, un laboratorio di ceramica, tipo pianto, per esempio, quello scelto che si era creato, ma tutto si può imparare, tutto da primario, quindi la regione di Vene va in dicembre. Io vorrei dare la parola, perché voi deve scappare, ma ringrazio che si è collegato in giornale frenetiche, come questa, sarebbe stata collegata anche la vicepresidente Giorgio, in vero di Milano, ma c'era il direttore dell'agenzia regionale Vita, di Colini Vita, poi devi scappare, se ti vuoi aggiungere qualcosa lo lasciamo, grazie. No, va benissimo, intanto grazie. Comunque sulla parte, diciamo, comportamenti, credo che sia il prefetto e il sindaco di Ravenna siano stati perfetti nella definizione e nel collegamento soprattutto con l'allerta, perché l'allerta significa azioni da mettere in campo in relazione alla previsione meteo, ma soprattutto alla previsione dell'assetto territoriale che si può creare. Questo vale sia per i comuni collegati ad enti franosi molto importanti che per i comuni che sono stati interessati effettivamente dalle tracimazioni del lavone che hanno determinato in vari punti le criticità che conosciamo. Abbiamo lavorato per riportare più possibile in cuora e soprattutto per monitorare e per individuare quelle criticità in questi eventi di piena così durante che si generano. Questo lo dico in tutta la regione di Romagna, soprattutto in tutta la reale del Bolognese per la Bennale, perché hanno avuto 13 fiumi abbondantemente sopra il livello rosso e un numero di frane che non è mai stato mai da nessun evento in questi territori, per cui sarà anche fatto da ridisegnare, ma sempre territoriale. Dicevo, abbiamo lavorato per rimettere in pila tutte le rotture per ricreare quell'assetto di argini e di criticità, di risoluzione di criticità, ma giustamente come è stato osservato, è un lavoro fatto in emergenza. Sono opere provvisionali urgenti, si chiamerebbero così in caso di terremoto. Fatto notare che il proprio Villamone è stato 3 metri sopra alla soglia 3, cioè 3 metri sopra alla soglia massima mai raggiunta. Questo dà l'idea del fenomeno di tracimazione che si è creato e anche dell'indivizione, del livello di indivizione che questi argini hanno avuto. Ed è per quello che state vedendo uno spiegamento di forze e luna, di sacchetti, perché l'indivizione degli argini è massima e quindi il presidio adesso deve essere massimo da parte di tutti. Ci sono anche delle criticità che sono legate proprio al vento di piena, perché durante il vento di piena si creano delle criticità che sono proporzionali proprio anche al livello, che ripeto è stato una cosa veramente enorme. Quello che proprio adesso informi è il livello dei comportamenti e secondo me la descrizione che è stata data è assolutamente perfetta e corretta. I COP che sono sempre stati aperti, attivi, stanno anche organizzando delle azioni puntuali, quelli che si chiamano piani specifici, proprio per
terra e questo livello di attenzione sia immanente in ogni ente e in ogni cittadino. Quindi vi ringrazio e ringrazio sia per te ma per i sindaci e stiamo anche inviando squadre vicino anche solo di presidio anche per andare lontane rispetto alle criticità che stiamo gestendo, monitorando e che costituiranno la famiglia economica che verrà portato operato e ammendito di stato in agenda. Grazie. Sì, grazie a te, Vito, sei da fare, non ti preoccupare, è stato, ci sei stata con noi, che sappiamo il grande lavoro che la regione sta facendo in questi giorni. Grazie. Darei la parola al sindaco di Faenza, Massimo Iso, a uno dei più colpiti. Prego, Massimo. Grazie, grazie. Presidente della provincia di Pasquale, sì, diciamo che Faenza, all'interno della Unione della Romagna Fiorentina, rappresenta il luogo nel quale l'impatto della regione sul contesto urbano vissuto è forse stato maggiore, il numero di abitazioni private, anche alcune realtà del tessuto produttivo, l'impatto è stato grande. Diceva la direttrice regionale che il lavoro è stato tremendo, insomma, sulle tre, questo Faenza è stato per l'inversione del centro della città, perché ricordo il lavoro a Faenza di il centro storico. Tremendi sono una storia importante, che anche grazie al lavoro che abbiamo fatto almeno nel 2022, nel quale abbiamo raccolto 400 tonnellate di materiali all'interno del contesto umano della Lone ci abbia aiutato, ma sono importanti, questo impatto è stato importante. Abbiamo tre aree dove abbiamo avuto sofferenze più grandi, alla destra la Lone, la cosiddetta oggi un'area rossa di Piazimato come via principale, a sinistra la Lone, di Aresi e Limitrofe e le località di via San Martino e via Sarno. Tre ambienti e quello che diceva il prefetto di presidenza oggi ci chiedono la massima attenzione a livello generale su tutto il contesto cittadino, ma in quelle tre zone nelle quali abbiamo realizzato anche qui, grazie alle reti di cuore, Protezione Civile, Regione Emilia Romagna, il consorzio di bonifica dei lavori straordinari in ordine al rapporto temporale di spazi così fragili, messi su questa, ma siamo di fronte alle azioni che appunto sono state compiute in questa corsa contro il tempo, quindi ci chiedono la massima attenzione. Noi stiamo mettendo in atto alcune azioni, questa mattina, signor Prefetto, abbiamo un po' cercato di mettere in fila per trovare darci di metodi di comunicazione condivisa, quindi proprio in queste ore noi abbiamo decine di dipendenti del Comune di Faenza che stanno facendo il porta a porta, casa per casa, nelle aree più difficili, portando volantini nei quali essere scritta, l'università e tutto, diciamo, le prenotazioni da seguire, come comportarsi, un lavoro di massa migliaia di volantini cittadini. Allo stesso tempo siamo partiti anche noi con la Commissione di Comunicazione Digitale da questa mattina in progressione, cercando di rendere sempre più consapevole la comunità di ciò di cui stiamo parlando. Poi questa conferenza stampa, e io mi associo in questo momento Michele Pascale, ai giornalisti che in questi giorni hanno svolto un lavoro importante, straordinario, nel senso che non siamo mai originalità della nostra cronaca, quello di cui abbiamo visto, l'ha fatto con grande competenza e rapidità. Allo stesso tempo stiamo riaggiornando lo spazio di accoglienza, spazio di accoglienza che purtroppo ci sta servendo troppo spesso, nel senso che l'abbiamo messo in atto la sera del regamento, siamo stati costretti a riutilizzarlo ieri pomeriggio per questa drammatica questione della crisi di cui parlava il prefetto, che possa accogliere eventuali evacuazioni. È chiaro che noi con grande forza diciamo che nelle aree, nelle zone fragili è necessario, come diceva il presidente De Pascal,
pensare, spostamenti, movimenti durante le ore di elettricità, è importante non stare a piano terra, nelle cantine, nelle tavernette, è importante stare al primo piano, al secondo piano, al terzo piano e per chi vuole. Quindi un po' noi mettiamo a disposizione uno spazio della società, come per dire, con un personale sociosanitario all'altezza della situazione, per dare ai nostri cittadini il massimo gradimento possibile. In caso di emergenza di valutazione ci sarà un modo nel quale potranno essere accolti. Ricordo che il numero verde, quindi approfitto di questa occasione, per sottolineare il nostro numero verde, che è 0546 69 13 13, un numero da fare. Massimo, lo puoi ripetere, lo puoi ripetere, Massimo. Massimo, lo puoi ripetere il numero, perché un po' più il numero è un po' più chiaro. 0546 69 13 13. Ovviamente tutti i canali siti internet del comune, dei bisogni comuni, miei social network, tutti gli strumenti digitali sono comunque attivi. Queste le azioni principali che abbiamo utilizzato in questo momento, usciremo nel pomeriggio con una terza comunicazione proprio per sfruttare la costanza del messaggio comunicativo e per unirsi assieme a tutti voi per chiedere ai nostri cittadini di prestare la massima attenzione, perché non c'è comunicazione che funziona se non c'è volontà musicale di presentare un messaggio comunicativo. Quindi di nuovo la corresponsabilità, chiediamo la responsabilità ai cittadini che insieme a noi si facciano protagonisti attivi anche del processo di trasmissione comunicativa. Siamo una squadra importante e questi giorni stiamo lavorando insieme alla protezione civile nazionale, regionale, locale, forte dell'ordine di ogni ordine e grado, pubblico, privato, volontario. Ecco, nelle grandi fratture no, sociali nascono anche momenti di costruzione, di collaborazione per fare le soldi e generare la comunità. Siamo dentro questo momento dell'emergenza, diciamo, della trovata in questi giorni, ovviamente tutte le preoccupazioni e difficoltà, ma siamo pronti ad affrontare anche questa sfida. Io dico purtroppo, non so se riuscirò a fare anche alla fine, perché insieme al Gine Marco e gli attenta, la nostra responsabile della protezione civile, stiamo facendo un giro nell'alcune di queste zone critiche dove la nostra presenza fa un messaggio comunicativo forte. Grazie, grazie. Grazie Massimo, ma noi saremo qui per poco, ci dobbiamo andare tutti a lavorare. Io vorrei solo dare la parola a Eleonora Proni, che è la presidente dell'Unione della Bassa Romagna, sindaca di Bannacavallo. Consentitemi solo una piccola digressione su Eleonora Proni. Vedete, queste sono occasioni in cui si lavora, ma occasioni anche in cui si cementa il rapporto tra di noi. Noi stiamo lavorando ininterrottamente dal primo maggio, era questa, vado a ringraziare il mio vitale per le prime fasi. Io ero andato il primo maggio, è il mio compleanno, ero andato a festeggiare in famiglia, mi hanno distrutto, perché sono dovuto ritornare al primo giorno del mio vicario, diretti i lavori con la grande abilità, la professionalità che gli va dato. Grazie a tanto per il lavoro che ha fatto nelle prime ore di questa allerta. Ecco, volevo dire, non ancora, ma anche il 2 abbiamo scoperto insieme in diretta che il lavoro si era rotto l'argine a Boncellino. Io l'ho vista a Franca, mi ha detto però che ti vedo distrutta, però lei non si è persa d'animo, ha continuato a gestire da sindaco, deve fare una responsabilità istituzionale come noi, di non perdersi d'animo, si è fatta forza, sostenuta da tutti quanti noi, e poi ha fatto quel grande lavoro che noi tutti le riconosciamo. Grazie e Eleonora, a te la parola. Si è commosso, no, non si sente. Non si sente, non si sente. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Sì, ecco, adesso scusate, ma dicevo pochissime parole perché è quello che è importante dire, su cui chiediamo anche abbastanza di prestare attenzione, è stato detto, io ringrazio per queste ultime parole. Il lavoro di coordinamento su cui abbiamo insistito in queste ore non è appena
sociali, e questo credo che vada istituito per quello che è, nel senso che è fondamentale che su un piccolo territorio come ha dato i comuni delle riunioni, da soli una cosa di questo tipo non davvero non si gestisce, quindi la filiera, diciamo così, istituzionale, non solo, che abbiamo attivato con una contesta davvero formidabile, ci ha aiutato a evitare problemi ancora più grandi. Voglio citare il tema delle imprese, che stiamo facendo anche delle visite dalle prime ore con il prefetto, con gli altri sindaci, con la regione, il territorio, e sono momenti che sono fondamentali per mostrare vicinanza alle nostre imprese, agricole e non, perché si trovano tantissime, sono centinaia nei nostri territori colpiti, in difficoltà sia nell'affrontare le prime ore l'emergenza, anche proprio materialmente la parte cooperativa chiesa, e poi subito dopo come affrontare insieme il tema della ricostruzione di un mondo, questa coesione, questa collaborazione fondamentale che c'è nel territorio, andrà mantenuta per tutto il tema del risarcimento, l'autonomia con le imprese, ma l'altro privato, sono tantissime famiglie che si sono trovate, che si trovano ancora in difficoltà, che avranno bisogno del nostro aiuto per attivare il governo affinché riconosca tutte le risorse necessarie per ricostruire. Adesso il tema è attenzionare le previsioni tutti insieme, allertare i cittadini affinché seguano gli aggiornamenti, le raccomandazioni, perché questo è un dato che può sembrare banale, ma davvero è fondamentale per mettersi in sicurezza, per non ostacolare le operazioni di ricostruzione che si stanno muovendo in questi territori da oggi, a cui ringrazio davvero tutti, il corso della filiera della protezione civile, il volontario, ne dimentico sicuramente qualcuno, stanno facendo un lavoro davvero incredibile e va veramente messo in rilievo, ci sono donne e uomini, i nostri comuni, in piazza della regione, in piazza del territorio, noi qui studiamo la volta, non vuol dire, passato le ore, si vanno in cambio dopo qualche giorno di quasi un anno di smaco, quindi è veramente importante. Poi è vero che ci sono tante persone che hanno avuto danni, quindi sono abbiate le persone che sono spaventate, quello che è successo per quello che speriamo non si ripeta. Quindi ci sarà un tempo di lavoro, anche di cura, di attenzione nei riguardi di tutte queste centinaia di persone che avranno bisogno delle istituzioni e del territorio, della coesione territoriale. Un ultimo inciso sul volontariato, quello formalizzato, coordinato, davvero eccezionale, ma anche tutte le decisioni del nostro territorio che si è verificata davvero una cosa molto bella, che anche un po' al cuore, in un periodo davvero faticoso, un'ora davvero faticosa, che è quello di tantissime persone, decine e decine di volontari, spesso giovanissimi, che si sono accordati con una pale e quello prima in maniera informale, ovviamente aiutando il vicino piuttosto che a situazioni, condividendo alcuni, in questo caso, mi si permetterà, non so, il presidente dell'Unione, chiedendo a noi di, insomma, un po' da regia, quindi questi ragazzi che abbiamo incontrato tutti i giorni, date le indicazioni per gestire le segnalazioni, ovviamente più semplici, per lasciare una posizione di sicurezza, trattenendo il lavoro più impegnativo in capo al POC per gestirlo nel modo più coordinato e sicuro possibile. Quindi confidiamo anche il tempo segreto che il lavoro fatto di altri suoi frutti, quindi di gestire nel modo migliore anche le prossime ore, c'è bisogno dell'aiuto di tutti per, affinché le persone seguano le raccomandazioni che stiamo cercando di dare. Grazie. Ok, grazie Roma. Ovviamente voi sapete che noi abbiamo in questi giorni fatto continuamente comunicati di aggiornamento, cioè 10 io ricordo che abbiamo fatto, faremo anche dei punti stampa puntuali, non so se è comunicato anche una conferenza stampa al giorno per dare le giuste informazioni, che il vostro lavoro è essenziale, indispensabile, per cui valuteremo il fatto con comunicato, oppure faremo un'ora stabilita al giorno in cui daremo conto di quello che sta succedendo. Adesso siamo qui, se avete domande oppure ci lasciamo, no, guardiamo altro attimo. Se avete qualche chiarimento, qualche domanda, siamo qui. Sì, una prima stima dei danni. È possibile farlo. La stima dei danni è difficile da fare, è al momento impossibile anche perché alcuni tipi di danni non sono ancora quantificati, penso che sia la filiera agricola dove ci sono ancora campi che sono completamente sommersi e di qua si potrà capire l'entità di danno solo quando saranno completamente asciutti.
abbiamo alcuni dati analoghi di altre vicende, per esempio Presidente Bonaccini l'altro giorno ha citato il caso di Senigallo, cui non sono riferimento prima, in quel caso furono stanziati 400 milioni di risarcimenti, però è difficile oggi dire se quel dato è credibile o è basso, perché comunque i danni sono stati tanti e purtroppo altri ne sono seguiti nei giorni successivi per sottolineare il fatto, però sicuramente qualcuno ha parlato di 400 milioni, qualcuno ha detto ha parlato di un miliardo, non sono, cioè nessuno di noi mi sembra un dato trattato per aria, parliamo sicuramente di centinaia e centinaia di milioni di euro di danni fra indennizzi ai privati e anche opere pubbliche da costruire e realizzare. Sì, posso solo aggiungere questo, che ho sentito Fabrizio Curcio ieri, capo del Dipartimento, che mi ha chiamato per lo stabilimento operativo per ringraziare con tutta la macchina che è stata operata ieri, mi ha detto che avendo sorvolato con la regione i luoghi ha già riferito alla Presidente Meloni che i danni sono tanti, quindi non sono quantificati, ma sicuramente tanti, questo riferito alla Presidente del Consiglio. Ringrazio per ogni domanda perché cioè, oggi qui la priorità è evitare l'espressione dei campi, certo. Però è utile fare una precisazione. Finora la filiera istituzionale nazionale ha risposto al meglio. C'è stata una grande collaborazione fra regione e governo, è stata dichiarata prima lo stato di mobilitazione nazionale e poi lo stato di emergenza nazionale in tempi record. Non bisogna confondere due piani. Quindi per ora sono stati adottati gli atti emergenziali. Gli atti di risarcimento dei danni necessitano di una legge ad hoc con stanziamento in diciamo, in legge di bilancio finanziaria delle somme necessarie. Tema che ancora non è a cui il governo non ha risposto, tema che ancora con il governo non si è aperto. Quindi però lo dico perché quello sarà il passaggio con la P maiuscola, cioè capire se noi dobbiamo per scontato, non è pensabile che sia così, il tema è quanto, se credo, il governo, il Parlamento, decideranno di stanziare con una legge speciale ad hoc. Motivo per cui adesso vedremo se non per la riunione anche a seguito dell'allenamento dell'emergenza, io ho già comunicato con 18 sindaci e tutte le associazioni economiche e sindacali una riunione giovedì mattina con tutti i parlamentari eletti in Emilia Romagna per iniziare a fare squadra rispetto al tema della produzione di questa legge. È chiaro che non è un tema in due giorni per capirci, però è il tema, quello è il tema che sul versante di indennizzi, se no, se non si fa quello, gli indennizi sono cifre che rischiano di generare persone più rabbia che ristoro per capirci se non si fa una legge speciale ad hoc. Quindi quello, diciamo, lo dico, è una cosa su cui il mio livello di polemica con parlamentari di qualsiasi colore politico è zero, nel senso che non voglio polemizzare, non voglio discutere con nessuno, chiedo solo collaborazione e gioco di squadra nell'interesse del territorio, perché quella sarà una partita che determinerà se le imprese potranno riaprire o non riapriranno. Secondo famiglie potranno entrare in casa con il braccio, perché ci può essere la massima attenzione, la massima cautela, però è un tema che viene dopo l'evitare di fare altri danni o delle disastri. Certo. Altre domande? Prego. Anche in previsione per capire appunto per affrontare meglio i prossimi anni, vi siete avete individuato le ragioni del perché le rotture dei fiumi sono avvenute in quei punti e non in altre, e se alla luce del monitoraggio che sicuramente in questi ultimi giorni avete fatto, se ci sono dei punti, dei corsi che sono più pericolosi di altri, insomma, osservati maggiori rispetto ad altri. Servirebbe un ingegnere idraulico per rispondere a questa domanda. È chiaro che diciamo, gli argini dei fiumi non hanno la stessa altezza in tutti i punti e quindi esistono degli studi, delle simulazioni che le agenzie di protezione civile hanno, ma che poi presentano una variabilità molto alta, perché poi un punto
Giuliano, quella che guardò il lungo, che usava però è molto variabile. Alcuni casi sono successi perché ci sono intersezioni di diverse infrastrutture, quindi nel caso di Moncellino è un punto in cui il fiume è diverso che è il ponte della ferrovia, quindi lì si è determinata una interazione fra il fiume e il ponte della ferrovia. Però in questo caso è molto diverso, perché mentre nel primo caso l'argine era un argine secco, perché non pioveva da molti giorni, ora abbiamo un argine, come diceva la direttrice della protezione civile, completamente in vino, diciamo. Quindi i due fenomeni a cui prestare attenzione sono le rotture precedenti, che sono oggettivamente i punti più deboli dell'argine, e quindi sono quelli su cui va prestata la massima attenzione, e poi invece purtroppo elementi di rottura o di micro rottura che sono invisibili agli occhi, perché la tana della nutria non la vai a cercare, perché magari la tana della nutria è a mollo dentro il fiume e piano piano scava bene. Quindi il tema di grande attenzione è che va prestata sguardo a tutto il fiume in questa circostanza, motivo per cui i comuni dappertutto abbiamo predisposto la vigilanza su tutta la stazione. E anche questi passaggi continui da secco acqua a secco acqua, capite che non è che fanno bene. Anche le frane in collina, in larga parte, sono dovute a un grande periodo siccitoso seguito da grande quantità di pioggia, perché siccità, il territorio crepa e l'acqua passa più facilmente e quindi produce un effetto peggiore. Altre domande? Sì, due velocissime. Nei territori, ad esempio Villanova rispetto a Moncellino, che è distante, però sabato mattina quando sono andato io c'era almeno 50 centimetri d'acqua. Quell'acqua lì, ritirata nel fiume, non credo perché dovrebbe andare in salita, cosa, cioè è stata assorbita o c'è ancora lì e quindi c'è il rischio che nel malaugurato corso di nuove fuoriuscite del fiume vada a sommarsi a quella che c'è già. Il caso più emblematico di acqua stagnante è quello di Conselice, dove in realtà la rottura dell'unico fiume di cui abbiamo parlato, del territorio di Rimini, in realtà ha determinato un grandissimo avvenimento. E l'acqua lì si toglie solo con le pompe, cosa che si sta facendo in alcuni casi anche con delle, diciamo, rotture programmate di argini sulla rete consorziale, non sulla rete fluviale. Ma questa domanda ci dice una cosa che è pesante, è emblematica. Il nostro è un paesaggio che in larga parte è naturalmente allagato e disallagabile, faccio questo neologismo, solo attraverso la mano della forza dell'uomo. Cioè, a Conselice, se non vanno le pompe a togliere l'acqua da quelle porzioni di territorio, la natura da sola non la libera, perché quelle sono aree, in larga parte, non tutte, che sono state modificate negli anni. La stessa cosa vale per il territorio di Ravenna. In larga parte della campagna allenante, soprattutto quella nord, è una campagna che si torna indietro di 100 anni, era quasi completamente allagata e che è stata modificata di percezioni e con la forza dell'uomo. E quindi, ripeto, è più che normale che ora per togliere l'acqua dalla posizione sia necessario l'intervento dell'uomo, dei sistemi di pompe, di attrazione, eccetera, eccetera. E quindi è chiaro che, a maggior ragione, uno dei messaggi che correttamente anche i sindaci, che a cavallo di Conselice hanno, diciamo, lanciato in queste ore, è ripristinare ma anche proteggere in queste ore, cioè chi sta ripristinando deve avere quell'attenzione in più anche sulla consapevolezza che abbiamo che sono momenti preoccupati e che non è che chi non è stato colpito la prima volta può escludere di essere colpito, ma sicuramente chi è stato colpito ha un tasso di rischio più alto di chi non lo è stato, quindi lì non è stata ancora maggiore. Comunque Leonora vuole aggiungere qualcosa, a Daniela Valle è stata tolta tutta l'acqua, che sa, per me è il mio,
questo è stato detto. Il consorzio, non so se vuole fare un commento, magari in generale, un po' sulla rete scolastica, un po' di acqua ancora. Il direttore del consorzio, prego. Buonasera. Allora, per quanto riguarda la SIL di Conservice, l'acqua che è uscita dal SIL ha investito la rete scolante che ha servito di un asino che scola a gravità. Normalmente l'acqua non diluisce attraverso il piano di sollevamento, ma diluisce a gravità attraverso la rete dei grandi sociali. I piani di sollevamento che sono stati installati nella ZETA servono e si arriveranno ancora per qualche giorno per poter liberare le zone dove ci sono le maggiori criticità, le zone dove ci sono dei punti abitati e anche dove ci sono gli stabilimenti produttivi. Questo per accelerare il deflusso in quelle specifiche zone, ma sono interventi che hanno una valenza molto superiorata. Il grosso del volume, noi stimiamo addirittura che la zona di Mosese possono essersi diciamo non mi ripassare 60 milioni di rifiuti. Il grosso del volume verrà allontanato dalla rete di politica a gravità. Parliamo sempre di un periodo fissato, scenario fissato di politica, quindi diciamo che non dobbiamo mai necessario di misurare questa rete e se non fosse stata mantenuta nel corso degli anni, le condizioni attuali sarebbero le condizioni permanenti e non temporanee. Per quanto riguarda invece la zona di Cane Cavallo, allora per quanto riguarda anche lì il numero di Cane Cavallo è stato maggiormente interessato da Tarento, attualmente queste vie sono state portate in condizioni ordinarie, ripersiste un allargamento nella zona della casa di espansione del Retino che ha come funzione quella di essere entrata dalle acque per la dimensione del bene, però come dimensione del bene del Retino, non si era forte la moda, che ha riversato una volume d'acqua che può essere primato la stessa entità di quello della donna in senso. Lo sfruttamento della casa di espansione ha lo scopo di metterla in realtà la piena funzionalità di quest'opera nell'ipotesi di vista delle presentazioni. Poi si deve procedere ancora con dei compassi a allontanare l'acqua nella zona della opera che è un stabilimento industriale e lì nella zona di dovrebbe della rete di essere che interessa la casa di questo terreno. Fermando dei vasti allevamenti a nord di Cavallo, intorno all'abitato di Lavra, a nord di Cavallo, luoghi di Cavallo, e lì si sta procedendo comunque con dei gruppi di compasso per cercare di accelerare in questo caso il flusso dell'acqua. Rimane comunque anche questo un territorio che ha un assetto solare, un assetto di volo a gravità e non a sotto sollevamento meccanico. In questa zona il consorzio di Mosella ha effettuato anche un intervento di rotta controllata dall'asse del Fosso Vetro, che è uno di quei canali l'allargamento dato al ciclo della Lone per favorire l'ingresso di un posto dentro della campagna sottostante dell'acqua che la sera stessa della campagna sottostante. Lo stesso discorso è stato fatto anche con questo stesso intervento a Sense, nello scuolo che si chiama Corretta Tecnica, ma quello del nuovo, che è il corridore principale della zona che è compresa tra il sindaco e il Salterno. Questo diciamo in estrema sintesi. Quindi si può dire che attualmente quelle precipitazioni che sono attese per domani, parlando della
Bene. Grazie, grazie direttore, grazie. Bene, hai altre domande? No. Allora, ultimissimo, prego. Prima avevamo calcolato il 600, chi è che stava intervenendo? Ne abbiamo calcolato il 300, soldati, molti stanno però da amici e parenti nei centri che sono stati, diciamo, per gli sport dei comuni, non ce ne sono molti. E i piani di evacuazione eventuali delle scenari peggiori, quante persone coinvolgono? Sono stati, ogni comune ha predisposto insomma un no, avete un totale. Non è prevedibile quanto, cioè, lo schema è sempre purtroppo lo stesso, che quando un fiume rompe in un punto di norma salva tutti quelli che sono morti. Quando tu fai il piano cavoli, si può dire che tutti i paesi che sono nelle prossimità di un fiume sono a rischio di evacuazione. È chiaro che però solo una piccola parte di questi realmente possibile che venga evacuata, quale non lo puoi sapere preventivamente, motivo per cui anche lo strumento di evacuazione va utilizzato con intelligenza, perché il rischio è anche di sbagliare chi evacuare. E, ripeto, io, noi l'altra mattina eravamo pronti per far partire l'evacuazione nel zaro, ci non lo abbiamo fatto perché è un buon cilindro, nel momento in cui ha rotto Boncellino, noi sapevamo che se nel pomeriggio c'era il rischio di evacuazione di Mezzano, la mattina eravamo pronti per evacuare Zanco, la mattina purtroppo ha rotto Boncellino e quando ha rotto Boncellino si è capito che Mezzano avrebbe avuto il problema. Dobbiamo tenere monitorato la situazione e poi tutti qui siamo in piena di emergenza, valuteremo man mano le cose da fare. Così come l'emergenza riguarda anche il Ronco, il Savio, cioè riguarda anche quei fiumi a cui non è successo niente nei giorni scorsi, a Pugliacqua, nella Stata, perché il Montone ha raggiunto livelli altissimi, non c'è stato nessun problema in un corso del Montone nel territorio da Vennate, ma ha raggiunto livelli paurosi che non aveva mai raggiunto e non è successo niente, per fortuna. Però il Montone ha subito un impatto molto forte dalla vicenda di qualche giorno fa e quindi è estremamente attenzionato nella giornata di domani, perché ripeto, è proprio un problema, è proprio i danni che hanno più lungo, questo è un stress comune. Bene, grazie, buon lavoro, noi ci aggiorniamo alle 19:00, grazie.